Come promesso nel video precedente, andiamo a creare velocemente una dashboard con Grafana. Utilizziamo Docker per essere più veloci, quindi ci loghiamo sulla nostra istanza portainer sul Raspberry e andiamo a creare un container relativo a un'immagine di Grafana. Quindi andiamo a inserire la nostra immagine, nome dell'immagine Grafana. Mappiamo la porta 3000, che è la porta che viene esposta da Grafana per l'interfaccia web, e lasciamo poi tutto di default. Ok, il nostro container è stato creato con successo ed è già in esecuzione. A questo punto possiamo andare direttamente sull'interfaccia web di Grafana, che dovrebbe essere già disponibile. Ci loghiamo con admin e admin, che sono le credenziali di default del primo accesso. Skippiamo la creazione di una password nuova e ci ritroviamo sulla home page di Grafana. La prima cosa da fare prima di creare una dashboard è il data source. Data source di tipo InfluxDB. Quindi inseriamo l'URL in cui risponde InfluxDB. Non gestiamo nessun tipo di autenticazione alla dashboard, ma inseriamo le credenziali del database, quindi nome DB, username e password. Testiamo la nostra configurazione. Ah, c'è un errore perché ho sbagliato a inserire l'indirizzo IP del Raspberry. Ritestiamo. Perfetto. A questo punto andiamo a creare la dashboard. Aggiungiamo il pannello e creiamo una prima query leggendo i dati di temperatura. Come vedete, vengono proposti gli oggetti che abbiamo su OpenHub. Facciamo una media mobile degli ultimi 5 elementi. Poi andiamo a zoomare, tornare indietro nel periodo temporale di visualizzazione, e magari prendiamo gli ultimi 2 giorni, e qui si vedono tutti i dati che sono arrivati da OpenHub su InfluxDB. Adesso proviamo ad aggiungere un'altra query leggendo lo stato dell'interruttore della luce. Andiamo a settargli l'asse Y a destra, in modo tale da svincolare le due scale. Togliamo chiaramente la media mobile, la media e la group by, e visualizziamo solo questa query in modo da ritarare bene gli assi. Come vedete, il grafico non è un granché, però ci fa vedere i punti in cui è stata accesa e spenta la luce. Possiamo modificare le impostazioni grafiche per vedere proprio solo i punti senza unirli con le linee. Questo era solo un veloce esempio per dimostrare come è facile far vedere i dati gestiti da OpenHub e resi persistenti tramite InfluxDB attraverso uno strumento molto semplice e intuitivo quale Grafana.